E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Senix e oggi signori, come potete ben vedere, siamo tornati su The Sims 4 con la nostra famiglia carrozza e abbiamo già il nostro Pasqualino che sta a fa? Sta a giocare a sport incredibili, bene. Dunque, nell'ultimo video ci eravamo lasciati che dovevamo raccogliere soldi, soldi, ci servono soldi, soldi. Dobbiamo suonare uno strumento, mercatino che suona, un concerto. E dovevamo raccogliere soldi per distruggere casa e renderla fruibile a bambini, gatti, cani, uccelli e tutto ciò che ne consegue. Dunque, Caterina inizia a suonare. Mamma mia, che schifo! Il bello è che non migliora manco per niente. Oh, non migliora manco per niente. Allora, vediamo. Sono le 11. Oggi lavoriamo. Scusate. Oggi lavoriamo, cioè oggi, domani, domani, no, siamo liberi con Katrina. No, lavoriamo alle 14, quindi siamo. Allora, suoniamo fino a cercare di arrivare al 100% del nostro incarico. Con Pasqualino invece andiamo a dormire, ok, anzi no, prima andiamo in bagno. Andiamo in bagno, poi possiamo anche dormire con Pasqualino, ok. Mentre Katrina, vediamo un po'. Ah, completato. Ok, allora possiamo andare a dormire anche con lei. Dai, andiamo a dormire tutti quanti insieme. Dormi. Bene, benissimo. Buonanotte, ragazzi. Ci vediamo domani. Olè! Allora, ci siamo svegliati con il nostro Pasqualino. Andiamo in bagno, come giusta routine mattutina. E poi andiamo a mangiare. Dov'è? Ah, no, no, questa. Scusi. No, ma perché non vai in bagno e vai subito a mangiare? Allora sei stupido. Dunque, riponi anzi no, questo lo riponi e questo lo mangi. Mangia pasta di primavera. E beh, ci sta la pasta di primavera alle 8 di mattina, è una bomba di energia proprio, E fame, qua prendiamo gli avanzi, tanto ricordate che quella ci ha cucinato per. Come se fossimo una famiglia di 50 persone, belle tra l'altro che si intravedono le ciabattine a coniglio di Pasqualino, complimenti. Chi le ha scelte? Io penso. La posta di oggi? No, ci hanno consegnato la posta, perché? Maledetto postino, perché? 467 simoleon di bollette, ma dove? Cioè, abbiamo due lampadine accese, 460 mi sembra un po' esagerato, non per niente, però. Vabbè, che dobbiamo fare? Le paghiamo. Allora, mentre siamo qua, io mi eserciterei nella scrittura. Riprendi a scrivere, non mangiare la tartaruga. Visto che volevamo far partire una carriera parallela per Katrina, quella di Pasquale non era libero oggi? Scusate. Ah, oggi è lunedì, quando abbiamo visto era domenica. Ok, quindi anche lei lavora, vabbè. Pasqualino, dicevo, lavora parallelamente al suo lavoro da. Che cazzarola di lavoro fa Pasqualino? Di responsabile progetto. Lavoriamo anche come streamer, ovviamente, perché rispecchia un po' la nostra vita reale. Ovviamente io non sono un responsabile progetto, però diciamo che ovviamente non si può avere tutto dalla vita, diciamo così. Che fa? Chi è che chiama? Nina? No, non c'è tua sorella, Nina, non rompere le balline. Ah no, tua sorella è qua. Non rompere le balline, Nina, no, grazie lo stesso. Comunque, quando tanto stiamo andando a lavoro, perciò che viene a fa? Iniziamo fra un'ora. Iniziamo fra un'ora. Vabbè, noi vediamo che bisogni abbiamo. Ma diciamo che mi farei una doccia più che altro. Ecco, va. Se proprio dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo farla contenta, mi farei una veloce doccia, però presto, perché mancano 3 secondi, 2, 1. Ok, andiamo a lavoro. Basta doccia, andiamo a lavoro, grazie. Ah, tutti e due al lavoro, bene. Pasqualino ha portato a casa 584 simoleon e anche ha fatto dell'ottimo lavoro. E beh, siamo dei gran lavoratori effettivamente. Andiamo in bagno, per carità. E poi io direi di farci anche una doccia, mangiare degli avanzi. Anzi, no, 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 no. Allora, pulire qua. Puliamo, ripulisci, ripulisci. Mangiamo, prendi gli avanzi e poi giochiamo un po'. Sport incredibili, giochiamo a sport incredibili, dai. A disagio, doccia orribile, la doccia economica sembrava sputare grandine invece di sputare. Lo so, ragazzi, non vi lamentate del nostro arredamento, purtroppo è questo. Però, se vi impegnate, guadagniamo tanto. Nel prossimo episodio, anzi, credo fra due, perché ancora siamo un po' troppo short come soldi.
fra due episodi massimo, ragazzi, possiamo pensare a far. Chi è quel? Che fa? Ma che si può? Ah, un topo ragno. Che cos'è? Un topo ragno questo? Un chihuahua. Bello, bello. E nel prossimo episodio possiamo pensare a costruire casa. A ricostruire casa, in realtà. Dunque, andiamo in bagno, prendiamo gli avanzi. Perché anche Caterina è tornata. Abbiamo 4.400. Serve qualche promozione. Ma perché va a mangiare in bagno, in camera da letto? Ma mi avete detto anche perché lava i piatti. Che schifo. Che cavolo c'è in questo lavandino? La muffa ha fatto. No, io direi di pulirlo prima di lavarci noi. Direi di pulire il lavandino stesso. Intanto abbiamo raggiunto il livello 6 di videogioco. Ora Pasqualino può partecipare a un torneo di videogiochi professionale. Oh, bene, bravo, bravo Pasquale. Bravo Pasquale. Noi leggiamo. Facciamo una doccia anche, va, mentre ci siamo. Facciamo una doccia e direi anche di fare un po' di fichi fichi. No, la rosa no, non la volevo. Non volevo offrire la rosa. Oh, facciamo un po' di fichi fichi e possiamo andare a dormire. Scusa se ti disturbo. No, 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 ho finito, ho finito, ho finito. No, non te ne andare, non te ne andare. Eccoli qui, li guardiamoli da vicino. Si è vista una testolina che. Eccola, eccola, ogni tanto spunta una testolina. Bene, potete dormire tranquilli. Bene, avete finito? Sì. Oh, dormiamo tutti e due insieme appassionatamente. Visto? Domani lavoriamo. E allora Pasqualino lavora alle 9 e lei è libera. Ma non abbiamo mai libero assieme? Solo il sabato, ragazzi, abbiamo libero assieme. Vabbè, sabato faremo Baldoria. Sabato faremo Baldoria. Pasqualino inizierà a lavorare tra 5 un'ora. Veloce, ti devi alzare. A disagio ancora. Che vuole stavolta? Schiena. Vabbè, il letto economico, la doccia economica. Pasqualino, ma sei un lamento continuo però. E non ti va bene niente. Pasquale si trova a lavorare bene. Vai a lavorare. Avevamo degli impegni da fare. Dovevamo programmare. Porca miseria. Lei invece suona uno strumento. Suoniamolo, suoniamolo, suoniamolo. Suona, Caterina, suona. Ne va della nostra carriera. Abbiamo finito? Fatto al 75%. Completato. Ok. Allora un attimino stacchiamo qua. Ripuliamo qui che c'è lo schifo. Ma perché siete così disordinati? Io vorrei capire perché siete così disordinati. Allora, vabbè, basta, basta. Oh, pulisci, pulisci, riponi. Brava, riponi. Vai in bagno. Ecco, magari adesso possiamo continuare. Visto che abbiamo soddisfatto tutti i tuoi bisogni, possiamo. Chi è? Adina, ma sempre, ogni puntata santa tu vieni a rompere e vieni. E che ti posso dire, no? Ti dico a mia sorella, dico no, non venire, vieni. Tanto ora si mette a guardate, ora entra al computer, subito al computer, neanche ci saluta, viene per usufruire dei nostri servizi, viene per scroccare il nostro PC, poi non è che a lei interessi obiettivamente stare con noi. E vabbè, allora stiamo per raggiungere il livello 3, credo, il livello 4, il livello 8, 414, il livello 5. Posso suonare la canzone country, ecco, magari no, le suonerà anche male. Vabbè, tu continua a suonare, va, tanto c'è Dina che ha computer. Ora è migliorato un po' effettivamente, non stona più. Non stona più di tanto. Ecco, Dina cerca di parlare con noi, ma noi non la calcoliamo, facciamo anche bene. Pasqualino, dovremmo programmare, un attimino programmiamo Pasqualino. Inizio il lavoro, ecco, inizio un lavoro freelance, vediamo se ci può portare qualche soldo in più. È una cospirazione, non esiste un modo naturale per avere nella nostra città così tanti fili d'erba nella stessa identica larghezza. Aiutami a creare un sito per rivelare la verità. Posso pagarti con del formaggio grigliato, va bene? No? Beh, la verità deve essere divulgata a qualsiasi prezzo. Ma non so cosa. Ma allora, io ho detto fai il lavoro freelance. Ora perché stai mangiando. Che cos'è qua? Pasta primavera. Non lo so. Fanno qua quello che vuoi. Ah, perché si è rotto. Vabbè, lo ripariamo, no? Vabbè, basta, basta, Caterina. Grazie, grazie per il tuo concerto. Allora, Caterina ha. Andiamo a mangiare con Caterina. Anzi, finiamo la pasta di Pasqualino, gliela rubiamo pure. No? No, vabbè. Che fa? Non voglio che tu legga. E si mette a leggere, ma ora va in camera da letto. No, ora sta lì in piedi direttamente. Oh, bravi, bravi, mangia. Lui è Pasqualino e sta mangiando. E poi andiamo a fare.
fare la vescica, usa. E poi andiamo a dormire, va. Che ne pensi? Lei invece fa una bella doccia. Doccia? Doccia! Oh! Una bella doccia. E poi anche lei va in bagno. Facciamo andare in bagno anche lei. Va, facciamo andare in bagno e poi dormiamo, che già sono le 10. Tardissimo le 10, ragazzi. Siamo pazzi. Oh, buonanotte, buonanotte a tutti. Perché questa luce è accesa adesso? Per forza poi ci vengono. Spegni, spegni tutte le luci. Per questo poi ci arrivano 500.000 simoleon di bollette. Lasciamolo tutte le luci accese. Oh, Pasqualino si sveglia, sta... no, in realtà è Caterina che sta a morire di fame. Prendi gli avanzi. A disagio, lo so, vai a mangiare, tu non toccare i libri, non sono tuoi, questi sono né tu. Lo prende, porca miseria, non mi ascolta mai. Mangiamo anche con te, prendi gli avanzi anche tu. Pasqualino? Ma perché non prendi gli avanzi? Ma perché non mi devono mai ascoltare? Tutta la casa piena di libri hanno fatto, ma porca miseria, porca. Allora, lei mangia, allora lui andrà a giocare, continuiamo, anzi dovremmo programmare, in realtà continua il lavoro freelance. Lei ha... ecco, bravo, suona, è esattamente quello che volevo fare. Stranamente, per una volta, cara Caterina, ci troviamo d'accordo. Sembra incredibile, ma vero. Pasqualino inizierà a lavorare fra circa un'ora e dunque, allora io inizierei a smettere di fare il lavoro freelance e iniziamo a giocare perché siamo un po' a corto di divertimento. E si sa che quando Pasqualino non si diverte, poi non mi rende il lavoro, non mi viene promosso. Oh, dobbiamo andare, il lavoro ci chiama, caro Pasqua. E invece lei che fa? Non fa una mazza oggi, no? Ma questa non lavora mai. Vabbè, allora che dobbiamo fare? E continuiamo a suonare. Ormai arriviamo al livello 6. Dina vorrebbe venire, vabbè, ma ormai vieni e basta, è inutile che chiami. Tanto, che chiama fa? Allora, arriviamo al livello 6, ci siamo arrivati, raggiunto il livello 6. Ora Caterina può suonare canzoni romantiche e fare una serenata ad altri sim. Bene, basta così, grazie, basta, ci hai già deliziato le orecchie abbastanza. Questo lo riponi, questo lo ripulisci, questo lo ripulisci. Ma che fa quella? Ah, mi lava? Lava le mie cose, grazie, grazie. Beh, almeno ogni fa qualcosa di utile, grazie. Laviamo i piatti nel lavandino del bagno, giustamente. Riponiamo. Riponi. Ok, e adesso andiamo in bagno. Ok, facciamo una doccia. E poi, perché no, continuiamo a suonare, va. Suona in cerca di ispirazione, va. Perché no, mi sembra un'ottima idea. Ispirata, che succede? Allora, ispirazione autonoma per l'esercizio di uno strumento. Arredamento gradevole. Ah, vedi, qualcuno che ha buon gusto. Finalmente qualcuno che apprezza il nostro gusto d'arredamento. Intanto parla, fa qualche conversazione. Sappiamo che Caterina è comunque un sim a cui piace parlare. Allora, suoniamo un concerto, va. Fammi sentire. Beh, meglio di Beethoven, complimenti Caterina, si vede, il frutto del tuo allenamento si vede tutto, complimenti, ottimo, ottimo allenamento, quel maledetto quando torna? Teso, il Pasqualino è teso perché ha bisogno di divertimento, lo so, effettivamente avremmo dovuto farlo divertire un po' di più, giochiamo la partita, gioca al rifugio, anzi no, io direi di iniziare un torneo. Dunque, gioca una partita. No, sì. Partecipa a un torneo professionale. Spendiamo, ragazzi, 100 simoleon per giocare al rifugio. Vediamo un attimo dal vivo se riesco con la telecamera a inquadrare. E vediamo come va. Ecco, una spada. Uccidilo. Chi siamo noi? Noi siamo, credo, quello a destra. Stiamo vincendo? Qualcuno è morto, non so se. Ecco, questo è stato folgorato. Sta a morire. Oh, Pasquali. Stiamo vincendo? Te c'è qualche notizia, però, porca miseria. Ma che lingue sono, poi? Bah, chi lo sa, sembra un gioco fantasy. Credo che stiamo andando bene, comunque, per non essere ancora morti.
credo che stiamo avanzando nel torneo, almeno speriamo di andare a premio questa volta, visto che gli altri partecipanti si sono rivelati più. Ah, Pasquale, ma sei proprio una pippa immonda. Oh, livello 6 siamo, non è che dici siamo a livello 1. A livello 6 dovremmo essere già abbastanza capaci per almeno arrivare al terzo posto, non dico vincere, però. Allora, mangia, mangia. Persico trovato affumicato, mangiamo. Questa che sta a fare? Sta su un giorno intero che suona, avrà il braccio ormai andato in cancrena. Vabbè, e a questo punto questo pesce lo mangiamo noi e poi tu prendi gli altri avanzi. La doccia la stai facendo, la fame la stai curando, lo usa e poi vai a dormire. Tu invece vai anche tu in bagno. La socialità è un po' così e così. E vabbè, io direi che anche tu poi puoi andare a dormire, va. Bravo, Pasquale, metti un po' in ordine, meno male. Oh, tipo, perché ad esempio queste rimangono accese? Chi c'è che devono. Che cosa c'è? Un fantasma? Cosa c'è? Perché rimangono accese queste luci? Vabbè, le spengo io, va. Spegne tutte le luci. Allora, si alza Katrina, andiamo subito. Dove va? Scopri cosa sta succedendo. A chi? A chi? Prendi una bevanda, sì, vabbè, prendiamo una bevanda, dai, mi sembra un'ottima idea, così curiamo, soddisfiamo un po' il nostro bisogno di sete e di fame, andiamo in bagno, facciamo anche una doccia, e vabbè, noi andiamo a suonare, va, scrivi un motivetto, anzi, scrivi un motivetto, così vediamo se riusciamo a farci pagare anche per questo. Intanto Pasquino appena si sveglierà, userà il bagno, riparerà il lavandino che Katrina ha gentilmente distrutto. No? Ah, ok, no, prima di. Non mangia? Mangia, non mangia. Quanto abbiamo? 200 simole! Oh, Katrina! Ma che cacchio posi? Continua, continua, continua. Scrivi, 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 Katrina, scrivi, scrivi, continua a scrivere. Pasqualino inizierà a lavorare fra circa un'ora e sta combattendo ancora con. Ah, ok, abbiamo. Il sistema del lavandino si è rotta ad oggi, mi sembra giusto. Allora, ripariamo anche questo. La fame non è importante, ragazzi, potrà mangiare comunque il lavoro. Ok, il lavoro appunto che sopraggiunge, dobbiamo andare. Okay. Nessuna azienda ha voluto acquistare. Ah, allora non è sempre che riusciamo a vendere. Vabbè, ma noi continuiamo, cadete, tanto che abbiamo da fare di meglio? Niente, te lo dico io. Quindi continuiamo a strimpellare. Strimpella, strimpella. Una grossa. Ok, altri 200. Ecco, questo diciamo che può aiutarci a rendere un po' più veloce. Ma Dina però, ma porca miseria, non posso parlare che puntuale arriva la sua chiamata giornaliera. Vabbè, vieni, va. Anche perché abbiamo la socialità un po' al minimo. Quindi può farci comodo. Allora, sotto pressione, il nuovo progetto di Pasqualino è in ritardo sul programma. Deve insistere per far lavorare la squadra fino a tardi. Devo provare a convincere il capo a concedere. Fai lavorare fino a tardi. Fiu, il progetto è di nuovo in carreggiata e le sfere alte sono soddisfatte. Aumento del rendimento piccolo. Vabbè, meglio di niente, poteva andare peggio. E noi oggi con Katrina a che ora lavoriamo? Oggi è alle 14, quindi fra esattamente 4 ore. E ci danno altri 200 per il nostro motivetto. Bene Katrina, bene così. Intanto noi prendiamo. Consumo il brunch. Facciamo delle uova strapazzate con pancetta. Acquisita l'abilità di cucina. Perché non ce l'avevamo? Non l'avevamo mai cucinato? Cose strane, cose un po' strane. Dove va? Ma sta mangiando o no? Ah, sì, ok. Furente, perché? Perché è furente? No, no, non lo fare, non lo fare, non calpestare. Ti prego, Dino, non lo. Cosa, come ti chiama? Butta via, semplicemente butta via. Non ti incazzare, non ti incazzare. Anzi, sistemiamo, se riusciamo a riparare qua non sarebbe male. E lo so che siamo a disagio, e per questo dobbiamo riparare. Proprio per evitare queste spiacevoli situazioni. Bacheca delle notifiche piene. Ho capito, perché era pieno. Oh, bravo, abbiamo sistemato. Allora, dobbiamo andare al lavoro? Sì, il lavoro chiama, quindi noi andiamo e aspettiamo Pasqualino per pulire qua. E dunque, appena arriva tu. No. Promozione intanto, attenzione! No, non calciare, scusa, butta e asciuga. Allora, vediamo. Allora, Pasqualino è stato promosso direttore dello sviluppo, guadagnerà 5 in più, che schifo, per un totale di 78, ha anche ricevuto il bonus 874, premio degli innovatori per l'eccellenza della scienza. Il suo prossimo turno è venerdì alle 9, adesso
Guadagniamo 78 all'ora. Abbiamo 6 giorni di vacanza disponibili. Non è male, non è male. Questa è una bella cosa. Che si possono prendere anche le ferie. Ok, questo lo possiamo chiudere. Qua puliamo. Come stiamo facendo? Ripuliamo anche qua. Ok, andiamoci. Allora, andiamo a mangiare prima di andare a giocare. Che fa? Prima di andare a giocare. E poi partecipiamo a un torneo. Gioca una partita, partecipa a un torneo professionale. Vediamo a Blockoblick, che magari è il gioco in cui siamo un po' più esperti. Perché se non vinci neanche questa, Pasqualino, però tipo non te ne faccio fare più. Pasqualino, questa è l'ultima. Attenzione, anche Katrina viene promossa, incredibile, doppia promozione oggi. Katrina è stata promossa musicista seria, seria questa volta, eh. Guadagnerà 11 in più, ecco, questo è buono per un totale di 78. Ha anche ricevuto 1165 premio musicale successo smisurato. Il suo prossimo turno è venerdì alle 15 e guadagniamo anche un giorno in più di lavoro, il che non è male visto che potremmo prendere più soldi. Siamo già a 9.000, ragazzi, credo che facendo un rapido calcolo, vendendo tutto. No, ancora non ci siamo, secondo me. Ancora non ci siamo. Dovremmo aspettare almeno un altro episodio e cercare di raccogliere più soldi possibili nell'altro. Vediamo che. Allora, dobbiamo. Il livello 4 di pianoforte ci serve. Porca miseria, dobbiamo comprare un pianoforte. Pianoforte. Non ci facciamo abbattere da questi imprevisti. Andiamo subito a comprare un pianoforte sperando che costi poco. Quanto costa? 1.400. 3.600, no, grazie. 1.400 va più che bene. Oh, lo mettiamo qua che come vedete non dà impaccio per niente, è proprio. Come dire, ci sta benissimo con l'arredamento, no? Non è per niente ingombrante. Allora, raggiungiamo il livello 4. Andiamo subito a esercitiamoci. Esercitiamoci, dovrebbe piacerle a lei, quindi se in teoria dovrebbe divertirsi anche mentre suona, sì. Perfetto, lui gioca. Come va il tuo torneo? Spero bene, caro Pasqualino. Almeno cerca di vincere almeno questo. Per una volta nella tua storia, almeno il terzo posto. Oppure vai almeno a premio. Non dico di arrivare terzo, quarto, quinto. Basta che almeno recuperiamo i soldi. Oh, finalmente. Pasqualino è arrivato secondo. Vinciamo 300 simoleon. Quindi recuperiamo quello che abbiamo speso praticamente negli ultimi 2-3 tornei. Allora, usiamo questo. Poi facciamo una doccia e andiamo a dormire. Lei invece. Dobbiamo raggiungere il livello 4, se non sbaglio. Porca miseria, il livello 4 è lungo, eh. Vabbè, andiamo a dormire anche con Katrina e penseremo domani a farle raggiungere questo benedetto livello 4. Ok, basta. Allora, si alza Pasqualino che oggi dobbiamo raggiungere il livello 6 di programmazione, ragazzi, per poter avanzare nella carriera. Quindi andiamo a mangiare. Oggi siamo liberi. Manco po' cazzo, giustamente. Quindi andiamo a mangiare e poi inizieremo a programmare. Facciamolo mangiare. Mangia, mangia, mangia. Veloce però, Pasqualino. Dai, porca miseria. Ecco, inizia a lavorare fra circa un'ora. Lo sapevo io che ci fregavano. Continua il lavoro freelance. Brava, lei tu che fai? Oh, brava, vai a mangiare anche tu. Allora, guarda che fai. Mangia, Katrina, tu mangia. Vai in bagno, così liberiamo dai bisogni impellenti e poi vai subito a. No, no, no. Scrivi un motivetto al pianoforte, perché no? Così magari se siamo anche culuti e ci dice fortuna, possiamo riuscire a vendere questo motivetto e fare anche 200 simoleon, chi lo sa? Pasquale deve andare al lavoro, non te lo volevo dire, sembra se smetti di giocare vai al lavoro. Oh, nessuna azienda ha voluto acquistare il motivetto, vabbè, niente. Scrivi, sfiora i tasti. Vabbè, non è male, non è male. Diciamo che sta migliorando. Siamo ancora a livello 3, 2 di pianoforte. Quindi dobbiamo avanzare di 2 livelli per poter sperare in una promozione futura al lavoro. Se uno strumento è fatto. E Nina, e non è Dina, è Lina. Dina, e come cazzarola si chiama questa? Diciamo che le sorelle calienti sono un po' ossessive. Ossessive. Vabbè, entra, tanto poi entri lo stesso. Perciò che cazzo non la bussi a fare. Oh, raggiungiamo il livello 3. Può suonare canzoni di tradizione e strimpellare in cerca di ispirazione. Allora continuiamo a suonare. Verso le. Andremo a fare solo una doccia. Perché tanto il mangiare lo mangiamo al lavoro. La doccia la dobbiamo fare perché stiamo un po' puzzando, effettivamente. Caterina, iniziare a lavorare a 13 con oro. Ok, smettiamo. Andiamo a fare la doccia. Andiamo, Caterina.
Devi andare al lavoro, Catrina, porca miseria. Idraulica disgustosa, che schifo. L'idraulica è sporca, ma veramente? Beh, mo la puliamo, no? Qual è il problema? Che Pasqualino, appena torni, pulisci. Il divertimento è al minimo, cara Dina o Pina, come cazzarola ti chiami, levati dalle balline, che dobbiamo partecipare a un torneo professionale a Blockblick, visto che l'ultima volta ci ha portato fortuna, perché no, ci riproviamo. Abbiamo portato a casa 624, abbiamo svolto un ottimo lavoro, con tanto di complimenti da parte del nostro capo, che ci ha stretto la mano e ci ha fatto anche un applauso. Meno 100 ci costa il torneo, speriamo che Pasqualino riesca ad arrivare a premi. E qua possiamo buttare, guarda quanto cibo sprecato. Poi qua ripuliamo, ripuliamo. Non vorrei che a qualcuno venga in mente di mangiare queste schifezze. Gli altri partecipanti si sono rivelati più bravi. Bravo Pasqualino, complimenti. Devo dire che dai sempre molta soddisfazione per ciò che riguarda il mondo del gaming in generale. Sei quasi più pippa di me, guarda. Fai un passo veloce, mangia dei biscotti a forma di animali, va, perché te lo meriti. Non ti meriti una cena completa, meriti dei biscotti a forma di animali. Caterina ha preso 4,68. Ok, 4,68, andiamo un attimo in bagno. Anzi, sai che facciamo? Mangiamo il tramezzino, così parliamo anche un po' con Pasqualino. Anzi, facciamo del fighi fighi, va, che così vediamo se riusciamo. Non c'è? No, qua altre scelte, romantico. Così vediamo se riusciamo ad aumentare un po' la socialità, che per entrambi è abbastanza bassa. Andiamo? No? Triste, perché? Ah, perché hai preso il tempo. Vabbè, ma se sei pippa, che ci puoi fare? Non è che è colpa tua. È troppo triste per farlo, vabbè. Niente, come non detto, Pasqualino va a dormire e salta anche il fighi fighi e lei mangia e andiamo a dormire, va. Che fa? Che fanno? Vabbè, a questo punto lo facciamo, va. Il divertimento aumenta, la socialità aumenta, bene, questo può essere un ottimo modo per far aumentare velocemente socialità e divertimento. Effettivamente non ci avevamo mai pensato. Bene, mandiamo Pasqualino a dormire. E allora ragazzi, che dire, questa puntata è finita. Nella prossima puntata continueremo per l'ultima volta a raccogliere soldi, per poi essere pronti nella successiva a iniziare a costruire la nostra casa dei sogni. E prenderemo un cane e un gatto, come già detto. Aspetteremo per i bambini. Quindi io vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto, di lasciare un like qualora vi fosse piaciuto il video. Se no, non lo lasciate, va bene lo stesso. Condividete il video, andate sulla mia pagina Facebook e Instagram, trovate tutto in descrizione come sempre. E noi ci vediamo alla prossima puntata con Catrina e Pasqualino. Ciao!